Buonasera a tutti, siete collegati in diretta dallo scavo di Vignale, mentre in pieno svolgimento, sono in pieno svolgimento le operazioni per fotografare il nostro mosaico. Stiamo utilizzando una struttura di illuminazione fornita dall'associazione Rio Lab e stiamo cercando appunto di... è stato messo a punto oggi dai nostri Andrea e Leonardo un'apposita invenzione, potremmo dire, per fotografare dall'alto in modo zenitale il mosaico. Ora vedete che stanno appunto tirando in alto la macchina fotografica che è fissata ad una... come si potremmo dirla, ad una struttura in legno, ad una impalcatura, piccola impalcatura in legno che la sorregge e la tiene appunto sul zenitale rispetto al mosaico stesso. Ora cercheremo di fare queste foto, di notte vengono sicuramente meglio in quanto la luce è più uniforme attraverso questo sistema di illuminazione. Qui abbiamo come mio amico Alessandro. Quali sono le tue sensazioni questa sera? Allora, le mie sensazioni sono positive, anche se mentre fino a 2 secondi fa lo erano, si è spento un faretto proprio ora e quindi ci toccherà riabbassare tutto quanto questo sistema di giraffe, riaccendere questo faretto e poi tirare su di nuovo la macchina fotografica. Comunque sembra di stare sul set di un atterraggio lunare con tutta quanta questa luce e con i pezzi del mosaico rimasti senza il pavimento del mosaico, che danno l'impressione che siamo proprio sulla Luna e questi sono crateri lunari, però questa volta di Malta. Di Malta, è vero, è vero, è vero. Adesso comunque l'organizzazione c'è, noi siamo tenaci e sicuramente faremo in modo di riuscire a fare queste foto. Adesso abbiamo una serie anche di ospiti, di staff da parte nostra, di archeologi come Damiano che è rimasto praticamente da stamattina sullo scavo, che ci saluta, mentre alcuni fortunati come me e Alessandro sono riusciti ad andarsi a cambiare E a farsi e anche una farsi doccia. anche una doccia incredibilmente. Un drone poteva essere l'alternativa, ci chiedono, però Sì, un drone... poteva essere l'alternativa, però con questioni di vento o okay, che si è preferito usare una struttura comunque fissa. Un'altra cosa importante è che la macchina fotografica che stiamo utilizzando è una Nikon alta risoluzione. E è meglio una macchina fotografica che ci permetta comunque di scattare foto così, perché anche il peso comunque su un drone, un drone normale non avrebbe retto il peso di una macchina fotografica del genere. Sì, anche perché appunto poi di notte, come ho detto, le foto vengono meglio su questo mosaico di luce, di giorno la luce è molto, fa molto riflesso, insomma, secondo me questa è è un modo ottimo per fare delle foto a alta risoluzione sul mosaico, che poi è quello che ci serve in fondo, una foto ad alta risoluzione. Abbiamo qui adesso due grandi archeologi dello scavo di Vignale che scavano qui da anni. Nina, vuoi dire qualcosa dopo questi giorni di restauro del mosaico? Come lo vedi sotto la macchina fotografica? Lo vedo un pochino esposto, comunque bellissimo perché vedere di notte questi colori e queste tessere è meraviglioso. Poi no, quando ricapita avere un set fotografico di questo tipo? È molto bello. L'emozione si legge negli occhi di Nina, che sono giorni che lavora su questo mosaico per iniziare la fase di consolidamento di restauro che nei prossimi giorni appunto poi porteremo avanti anche con l'aiuto di una restauratrice dell'Università di Siena. Ecco qui Alessandro. Nadia invece, intervistiamo anche Nadia, perché Nadia ha avuto un ruolo importantissimo per questo mosaico che tra l'altro ha descritto anche nei nostri diari di scavo negli scorsi giorni. E
Vuoi raccontarcelo tu? Cosa è stata l'exploit dello scorso anno da Ma parte tua? intanto trovare il mosaico ed essere nel gruppo che è andato a pulire il capanno e poi trovare questa bellissima sorpresa. E poi trovare alla fine, negli ultimi giorni di scavo, una moneta. E dato la mano alla datazione di una parte del mosaico. Che ricordiamolo, Nadia è la ragazza che ha trovato la moneta e ci ha permesso di datare il mosaico. È grazie a lei che sappiamo perfettamente quando è stato fatto questo mosaico. Perché comunque bisogna essere un po' fortunati. Damiano, vuoi dirci qualcosa rispetto a questa serata? Le tue sensazioni? Beh, insomma, finalmente si vede il mosaico di notte, quindi per bene, senza peraltro tanta folla intorno, che comunque, insomma, si vede in un'altra maniera, sicuramente. A quanto è arrivato il counter dei visitatori, Alessandro, ti ricordi più o meno? Allora, il counter credo si aggiri intorno alle 1400 persone. L'evento di Poderando è stato un successo sia dal punto di vista numerico delle persone che sono venute qui sul sito, ma tutto quanto il lavoro fatto dai ragazzi qui di Uomini e Cose a Vignale, sia come guide, chi ci ha messo la faccia e ha parlato, ma soprattutto tutte quante le persone e ragazzi che sono stati dietro questo evento, ha avuto un successo anche per le persone che hanno apprezzato il lavoro che è stato fatto e il lavoro che continuiamo a fare qui e si continua a fare ormai da 10 anni. Stiamo Andrea, raccontaci come è nata questa idea della macchina fotografica, della sua struttura in legno, insomma, raccontaci un po' come l'avete realizzata, quali problemi avete avuto. Il problema principale è che era giusto così il microfono è girato. Il problema principale è che era praticamente impossibile creare un oggetto del genere senza strumenti e mezzi a disposizione. E niente, ci siamo messi io e il collega dottor Mancuso a pensare ad un progetto di ingegneria applicata di altissimo livello con 4 assi di legno e 3 chiodi. Ed è venuto fuori quell'elemento magico e scientifico che è il drone a cui ancora non abbiamo trovato un nome. Pensi che riuscirà questa foto, sì? Sono molto sicuro sull'esito di questo lavoro. Sì, molto sicuro. Perfetto, perfetto. Allora direi salutiamo i nostri spettatori e insomma seguite la nostra pagina Facebook per vedere poi successivamente le foto e vi racconteremo com'è andata. Arrivederci a tutti.